Posizionati per circa un chilometro sulla costa nord di Pineto, 2000 metri cubi di sabbia e dei blocchi di cemento per proteggere la storica Pineta Catucci dalle mareggiate invernali. Intervento messo in campo dal comune che, visti i recenti danni arrecati dalle onde alla passeggiata litoranea, ha provveduto a utilizzare per questo scopo gran parte della sabbia accumulata prima dell'estate per i ripascimenti d'emergenza. I cumuli formano una barriera naturale contro le mareggiate e certamente parte della sabbia verrà risucchiata dal mare, ma la zona della Pineta Catucci potrà essere per un po' messa in sicurezza. Proprio in questi giorni, in concomitanza con la chiusura definitiva della stagione estiva, abbiamo provveduto, come già l'anno scorso, ad effettuare i lavori di riposizionamento dei blocchi posti a protezione dei lidi, delle strutture balneari, in aggiunta ovviamente alla sabbia che abbiamo dal nostro deposito abbiamo provveduto a depositare in loco in vista poi della stagione estiva, quando servirà per un minimo ripristino del litorale. Sabbia che adesso è terminata e quindi confidiamo ovviamente, essendo le soluzioni da noi adottate comunque delle soluzioni temporanee atte a scongiurare fenomeni erosivi particolarmente intensi durante la stagione invernale, confidiamo che la Regione quantomeno riesca questa volta a completare il ripascimentone tanto promesso. Ormai credo siano 2-3 anni che se ne parli, se non addirittura di più, riesca a completarlo e quindi a garantire per la prossima stagione un ripascimento sensibile del litorale, rilevante, in attesa ovviamente che poi si sblocchi definitivamente la questione relativa all'apposizione di barriere protettive a mare. Mi sembra evidente che non si possa più tergiversare. Noi abbiamo sollecitato, la Regione è intervenuta nominando il commissario ad acta. Adesso è arrivato il tempo che dal preliminare si passi effettivamente agli step successivi di progettazione e quindi di appalto delle opere.